Fratelli e sorelle, quando le persone dicono cose brutte, cose sul tuo conto, quando hai fatto qualcosa, la maggior parte delle volte è perché stanno riconoscendo la tua importanza nelle loro vite. Stanno riconoscendo il fatto che tu sei una forza della natura e sentono il bisogno di investire il proprio tempo, i propri soldi e la propria energia parlando di te. Quindi non si tratta di una cosa negativa. Gestite la cosa senza problemi, affrontatela con un sorriso e proseguite, subhanallah. A volte stanno solo cercando delle attenzioni, quindi non sanno nemmeno cosa sia successo e non sono interessati a saperlo. Vogliono soltanto colpirti, rubarti qualcosa, sono disposti a investire il proprio tempo, il proprio intelletto, i propri soldi e molto di più, perché secondo loro tu ne vali la pena. Qualcuno ha fatto un video su di me e ne sono rimasto piuttosto sorpreso perché era basato su falsità, su cose non vere ed inventate. Era chiaramente un tentativo di colpirmi e io l'ho apprezzato. Al fratello che me lo ha mandato ho detto che ne ero contento. Pensate, qualcuno ha utilizzato la propria energia, usato il proprio tempo, pianificando e organizzandosi per me, subhanallah. Io non sono così importante, sapete, non mi merito tutta questa attenzione, ma loro pensano il contrario. Ho semplicemente detto qualcosa e hanno capito solo 20 cose di ciò che ho detto, che hanno citato togliendole dal contesto in cui le avevo dette, se non in modo del tutto errato. Pensate, ho visitato qualche luogo, oppure ho parlato ad una funzione, e loro ne sono rimasti così entusiasti al punto da fare video a riguardo. Wow! Subhanallah! Questo è il modo in cui vedo la cosa. Quindi se pensate di irritarmi facendo video su di me e dicendo cose false e insultandomi o dandomi qualsiasi tipo di nome, avete sbagliato persona. Io non me la prendo, reagisco in un altro modo. Mi portate semplicemente a ringraziare Allah ancora di più. Nella vostra vita sono così importante al punto che sentite il bisogno di investire su di me. Il motivo per cui sto facendo questo video è che posso riderne, perché ci sono molti di voi che hanno bisogno di aiuto perché processate negativamente ciò che gli altri dicono su di voi. Pensate a ciò che ho detto oggi. Non prendetevela troppo a cuore e lasciate perdere. Non perdete nemmeno tempo a rispondere. A volte è proprio quella risposta che vogliono, quindi lasciate perdere. Perderete qualche amico e quindi non è un problema. Fa bene avere qualche persona che vi odia per davvero. Non devono amarti tutti. A volte ci deprimiamo perché vogliamo che le persone ci amino, anche quando non ci amano per davvero. Noi siamo buoni di cuore, quindi non riusciamo a immaginare che le persone possano pensare male di noi. Questo ci stressa, ci deprime. Non preoccupatevi. Dice qualcosa su di loro, non su di noi. Non ci sarà mai un momento in cui tutti vi amano. È impossibile. Non è successo al profeta. Com'è possibile che succeda a voi? Ne sono davvero, davvero entusiasta. Vedo perfino intellettuali che ammiravo dire le cose peggiori, le cose più cattive, bruciare letteralmente dai loro fianchi. Pensano davvero che questo possa irritarmi in qualche modo? Fidatevi di me. Provo pena per loro. Hanno bisogno di essere curati. Credetemi. Mi dispiace così tanto per loro. Pensate, una volta vi ammiravamo. Ora siamo diventati così importanti nelle vostre vite che siete disposti ad usare del tempo per organizzarvi e prepararvi per dire cose cattive e brutte sul mio conto. Ad un piccolo ragazzo come me? Subhanallah. Che Allah possa perdonarci e concederti bontà e virtù. Mashallah, non preoccupatevi. Non mi ha infastidito e non mi infastidirà. Non voglio che infastidisca voi. Non lasciate che accada. Sorridete. È contagioso, no?